Finalmente, ragazzi, possiamo dirvelo! È arrivato il nostro nuovo libro, il Luna Park Stregato. Sapete che adoriamo Halloween, no? E quindi non potevamo che fare un libro tutto nostro. Il libro più brividoso di sempre. Cosa aspetti? Acquista la tua copia in anteprima nazionale al nostro evento alla Mondadori, che si trova all'interno del centro commerciale. Vi aspettiamo, non vediamo l'ora di abbracciarvi tutti. Mua! Che cosa? Basta, me ne vado! Costi quel che costi. Dove sono? Cos'è questo posto? Ludovica? Questo? E lì cosa c'è scritto? Pericolo, non avvicinarsi alle opere di scarico. Pericolo, non avvicinarsi alle opere di scarico! Ma posso sapere dove caspiterina sono finita? Non dirmi che Ludovica è qua. O è là? Ludo! Ludo! C'è il portale dove mi ha portata. Allora, ragiona. Se ti ha portata qui vuol dire che si trova qui Ludovica. Non penso che si trovi lì. Almeno spero. Ludo! Mamma mia, dove sono finita, boh? Si può sapere questo che razza di posto è? C'è una puzza assurda. C'è, attenzione, pericolo, non avvicinarsi alle opere di scarico. Ci sono queste cose qui giù. Non vedo nessuno. Il portale non ci ha mai portate in questo posto, mamma mia, quante zanzare. Io adesso dove devo andarla a trovare? Qui non c'è, là non la vedo. Lì non vedo. Sono gli insetti. Ludovica! C'era scritto aria videosorvegliata. Non ho mai visto così tante zanzare. Proprietà privata di vita di accesso. Thank you.
Ludo! Oh, qui non c'è. Questo cos'è? Questo posto mi ricorda molto, molto quel posto che visitammo io, Lulu e tutti gli altri cuginetti. Dove si nascondeva un cinghiale, mi ricorda molto questo posto. Ok? Cioè, questo posto mi ricorda molto quel posto, sì. Sei là? Questo cos'è? Dei resti? È uno scheletro, che cos'è? Ok. Ok. Che schifo! Guarda, sangue? No, ma non credo sia sangue. Ah no, è pittura. Sì, ma perché c'è scritto aiuto? Aiuto? E perché ci sono dei resti di scheletro? Allora, ditemi perché c'è una roccia con un buco, con delle ossa e con una scritta aiuto. Forse è una persona che è entrata in questo posto e non è più riuscita ad uscire. La prossima non voglio essere io. Devo assolutamente trovare Ludovica e scappare via. Ludovica! Quella scritta e quelle ossa non hanno una spiegazione. Ok, vabbè. Comunque, si sta facendo buio. Se io non trovo qualcosa e se non riesco a trovare Ludovica entro stasera, non la posso trovare più. Perché c'è una ragnatela, un ragno, non è una lanterna normale questa, eh? Perché sto trovando? Non è che forse tutti questi sono segnali? La scritta con aiuto, poi le ossa, la lanterna. No, io non sto capendo niente. Ludo! Ludovica sarà spaventatissima se ha visto tutte quante queste cose. Che cosa? Una X. Non è che forse è qui che si trova Ludovica? La X, ad esempio, prendiamo una mappa dove c'è un tesoro. La X indica dove si trova il tesoro. Quindi può darsi che questa X indichi dove si trova Ludovica. Questo posto mi è familiare. Ehi là?
Ludovica? L'unica chance è scendere. Da lì, va da qui. Mamma mia! E come faccio a scendere se c'è la pianta? Proviamoci. Ludo? Ho paura. Scendo da qua perché là c'è la pianta. Io cado. Io cado, io me lo sento. Calma. Io come faccio? Ci sono le ragnatele, io ho paura. Ok, basta. Calma. Aiuto, buongiorno. No. Come scendo? Ok. Calmi tutti, ok? Calmiamoci tutti. Ludo! Ok, 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 ok. Ok? Ok? Allora, le alternative sono due. Uno, o il portale mi ha portato in un posto sbagliato dove Lulu qui non c'è. Due, sono io che non riesco a trovarla. O è tutta una trappola per non farmi tornare più a casa e faccio la fine di quello scheletro. Poi c'è scritto aiuto. Chi che ha scritto aiuto? Ludo non credo, e spero. Lulu deve capire che non ho scritto io quelle cose. Non ho scritto io quella cosa sul diario. Sarà stato sicuramente un incantesimo di Barbalunga per farci litigare e separare. Non c'è. Dove devo andare adesso? Che schifo. Tutto ciò è molto strano. La scritta aiuto, le ossa, la lanterna. Fatalità con le ragnatele, tutto a te mano. Ho capito tutto. Barbalunga, quel malvagio, sa che è uscito il nostro libro di Halloween. Aurora e Ludovica in una parca stregato. E non è che forse lui vuole farci separare proprio in questo momento? Non so, però c'entra col nostro libro. C'entra col nostro libro, sì. E secondo me c'entra col nostro libro di Halloween. Perché qui è tutto.
molto spaventoso, tutto a tema Halloween, sì. La lanterna con le ragnatele, la scritta aiuto col sangue, le ossa, tutto ciò che, insomma, si utilizza sia a carnevale, ad Halloween. Non so più che fare. Non lo so. Forse Barbalunga ha teletrasportato Lulu in un altro posto e a me in un altro, così da poterci separare per sempre. E così non potrò mai più rivedere la mia sorellina. Adesso che faccio? È buio, c'è la luna e io non ho ancora trovato Ludovica. Mi sto innervosendo tantissimo. C'era una torcia arancione. Io l'ho vista. Che cos'è questo adesso? Ehi, che faccio? Sta camminando. Ma dove sta andando? Che faccio? Seguo o non seguo? Non vedo niente! Non ti vedo! Non ti vedo! Auri, segui il faro, fai presto! Vedo un accidenti! Chiamati! Auri, Auri, eccomi! Aurora! Ludovica! Oh, non ti vedo! Mi spieghi come si toglie! Ecco! Ecco! Okay. Prendiamo la luce e scappiamo! Muoviti, dammi la mano! Dammi la mano! Comunque, te non volevi più bene, è scritto sul diario. Vorrei che la mia sorellina andava nel portale magico. Non ce la faccio più. Ludo, devi capire che non sono stata io a scrivere quella frase. È stato Barbalunga, sicuro. Lui fa le magie. Oppure Mr. Boo, perché la scritta era blu. Ma era la tua scrittura, ti ho anche spiato. Ecco perché non ti ho risposto. Aspetta, cos'è che hai detto dopo? Era la tua scrittura, cos'è che hai detto dopo? Ti ho spiato. Mentre scrivevo sul diario. Ho scoperto tutto. Ecco bene, perché non ti ho risposto. Bene. Hai visto pure quello che scrivevo? Bene. Io ho scritto quelle frasi? Non ho visto quel pezzo, poi te ne sei andata. Ecco perché non mi rispondevi al bicchiere d'acqua quando ti ho chiesto il bicchiere d'acqua. Vabbè, questo è un altro discorso, parliamo della scritta.
è stato sicuramente Barbalunga, è lui che fa le magie. Io non mi permetterei mai di scriverla una cosa del genere, soprattutto se riguarda il portale magico. E te, ok? L'ha fatto? Ha fatto apparire quella scritta solo per separarci. Per non farci stare più insieme, per non farci divertire più insieme, per, insomma, dividerci. Ma allora mi vuoi ancora bene? Me lo chiedi pure. Grazie per avermi salvato. Però promettimi che non farai mai più una cosa del genere. Mi sono spaventata moltissimo, era buio e all'ultimo minuto ti ho trovata. Io faccio di tutto per te, Lulu. Di tutto. Auri, non è che è collegato tutto con il nostro libro di Halloween? Sì, Lulu. È lo stesso ragionamento che ho fatto io. Perché, a proposito, io per venirti a salvare, a parte che quel posto mi era molto familiare. E dove? E poi, aspetta. Chi è che ti ha legata? C'è la barba e tutto blu, poi non mi ricordo. Non l'ho visto niente, perché poi è diventato buio. E poi io l'ho scritta la cosa aiuto. In che senso hai scritto tu la cosa aiuto? E quelle ossa? Ho visto le ossa, mi sono spaventata e ho scritto aiuto. Comunque, Lulu, non fare mai più una cosa del genere, perché mi sono spaventata moltissimo. Ma anch'io. Immagina se passavi tutta la notte lì da sola. Che potevano arrivare anche i cinghiali. Comunque, promettimi che non lo farai mai più e che non ti allontanerai mai, ma dico mai, più da me. Neanche tu. Oh, Auri, tu ti arrendi? No, perché noi non ci arrendiamo mai! Noi siamo gli unicorni, gambe sottito nel cuore, se stiamo... Adesso ho una bella cioccolata calda e devo saltare lei. Che non l'ho visto da un sacco di tempo. Sì. Cioè, ma guarda mai. Cioè, guarda. Un po'. Dai, subito, una bella cioccolata a carta. Noi siamo gli unicorni, grande esercito del cuore. Se stiamo insieme tutti.